Hola. Bene. Ragazzi, buongiorno. Sono le 14 spaccate. Iniziamo subito. Vedo che c'è un ospite già pronto per entrare. Speriamo sia il nostro carissimo Luigi Pezzullo. Nel mentre, datemi soltanto il tempo per fare una precisazione dovuta. Stamattina non sono entrato nella live di Luigi, non per paura, ma perché praticamente dovrei anche lavorare. Abbiamo lavato tutti i camion che dovevano essere lavati per poi parcheggiarli in vista appunto delle ferie e quant'altro. Quindi ho avuto una mattinata abbastanza impegnativa, apposta per poi praticamente liberarmi nel pomeriggio e dedicarmi ad altro. Una delle cose è quella di venire qua a discutere con voi e speriamo anche per l'appunto con il nostro caro Luigi Pezzullo per cercare di chiarire quella che è un po' la situazione e per l'appunto dare anche il mio punto di vista sulla questione, perché io ho dovuto scendere al livello di Pezzullo, ho dovuto farmi mordere e sbranare le carni per capire e testare quello che è praticamente il personaggio, cosa che praticamente ha dato conferma di quelli che erano i miei sospetti e dell'onestà intellettuale del Pezzullo alla fine, no? Quindi io sono una persona che sinceramente non ho nulla da nascondere. Quello che devo dire l'ho sempre detto con i dovuti modi, ho sempre espresso quella che è la mia idea, il mio pensiero, per l'appunto, senza remore, nel rispetto di tutti, da prima nei commenti e poi praticamente aprendomi un canale proprio apposta per non invadere la casa altrui, perché poi alla lunga si è visto che o in una maniera o nell'altra anche i commenti nel merito comunque scocciano. E allora giustamente sono stato invitato da primi un canale, l'ho fatto, ho cercato di testare determinate persone, ho cercato di svelarle per come sono e devo dire in tutta franchezza di esserci pienamente riuscito. L'ultima perla in cui sono riuscito praticamente a trasportare il nostro amico Luigi Pezzullo è quella praticamente di svelarlo per la persona che realmente è e quindi farlo uscire dal personaggio che interpreta, che si è creato all'interno della piattaforma. Quindi, detto questo, vediamo un attimino chi c'è. Benissimo, c'è Luigi. Eccolo qua. Lo facciamo entrare subito. Buongiorno Luigi. Ciao Silvano, un saluto a te e a tutti i tuoi numerosissimi follower. Complimenti per il successo del canale. Grazie per l'invito. Scusa se mi sono presentato un attimo in anticipo, spero di non aver messo ansia, prego. No, no, tranquillo Luigi, nessun'ansia, anzi dovrei scusarmi io per non aver potuto partecipare alla tua live, ma del resto come te e tanti altri comunque dovrei anche lavorare, quindi non sempre posso trovare il tempo per dedicarmi su comanda agli altri. Quindi sapendo che tu sei in ferie, ho colto l'occasione per aprirmi una live sul mio canale e invitarti per l'appunto a discutere di alcune cosine. E devo dire che, caro Luigi, non deludi neanche un po'.
Assolutamente. Perché tu ti sei lamentato del fatto che io ho fatto delle illazioni sulla tua libertà di poterti muovere all'interno del tuo paese e quindi ti sei giustamente sentito toccato, offeso o comunque chiamato in causa e ho visto che hai dato le tue motivazioni per quello che è stato l'aneddoto in cui ti hanno picchiato all'epoca, ma il discorso non era incentrato sul fatto che ti abbiano picchiato o meno. Il fatto importante, secondo me, da far comunque risaltare, è uno e uno solo. Il fatto che tu ti sei sentito toccato nel vivo, nel personale, quando ti si è lesa quella che è praticamente la tua libertà di movimento. E allora io questo discorso qua lo voglio proprio sottolineare perché mi sembra anche giusto che se uno viene toccato nel vivo e gli viene comunque fatto, gli vengono fatte delle illazioni o delle offese gratuite, abbia la possibilità comunque di risentirsene e quindi di agire in maniera legale o meno. Ma io quante volte ti ho detto, Luigi, di non dichiarare il falso sul sottoscritto e tu ripetutamente mi hai chiamato in causa dicendomi praticamente che mi hanno sbattuto fuori dal canale di Lizzy Domenico e l'ultimo tuo commento è stato sempre a proposito di questo, cercando addirittura di insinuare il fatto che io mi sia in qualche maniera intrufolato o abbia cercato di intrufolarmi nell'associazione di Lizzy Domenico, e su questo tu hai apertamente dichiarato il falso dicendo che c'è gente qua della mia zona che mi ha cacciato. Quindi vedi, Luigi, che quando ti si risponde a tono e ti si ripaga con la stessa moneta, allora tu ti senti toccato, ma però praticamente tu poi rispondi per vie legali quando per tantissime volte ti è stato detto di non dichiarare il falso sulla mia persona. E allora come funziona questo discorso qua, Luigi? La legge vale solo per uno o vale per tutti? Tu ti arroghi il diritto arbitrario di spalare merda sulle persone e gli altri non possono dire una virgola su di te? È così che funziona la tua giustizia, Luigi. Dimmelo. Io non ho una giustizia mia, io mi sono sempre sottomesso alle regole della giustizia quando ho subito e quando qualcuno ha reclamato le stesse regole. Non so a quale mie regole di giustizia ti riferisci. Io volevo chiamarti di persona, ma ti chiamerà il mio avvocato per ringraziarti perché tu hai delle notizie che io non ho. Hai delle notizie che hai detto pubblicamente, quello che si dice in pubblico, tu sai che arriva a tante persone, per quanto ti riguarda, nel tuo caso arriverà a tantissime persone, a tanti commentatori che sono qui, io mi auguro, spero che entri anche qualche tuo illustre commentatore, ce n'è uno che leggevo già da quando io ero dietro le quinte, che dice che avrebbe voluto distruggere qualcuno, ma non mi voglio perdere in polemica, voglio stare sul punto. Il mio avvocato vuole sapere notizie che io non ho su chi mi minaccia. Cioè, tu hai detto che io non posso muovere dal mio paese perché avrei una minaccia che incombe su di me di gente, cito testualmente, che è mi fa muovere da un posto determinato all'altro e come se, e meno ma, e visto che io sgarro me la farà pagare. Cito ancora testualmente dandomi delle botte qui sul coppino. Puoi per cortesia aiutare la giustizia con queste tue conoscenze? Tu sei a conoscenza di qualcuno che sta limitando la mia libertà sotto minaccia fisica? Luigi, io a questo risponderò al giudice nelle sedi opportune, come tu risponderai tutto quello che hai detto nei miei confronti nelle sedi opportune. Io adesso qui non voglio star qua
a buttare in piazza cose che sinceramente trovano il tempo che trovano. Alla fine, no? Ci saranno le sedi opportune, io farò le mie azioni legali, tu farai giustamente le tue, ognuno intraprenderà la strada che più ritiene opportuna, ma questa è una live e sono felice di averti qua comunque per comunque smentire o confermare le illazioni che tu hai fatto comunque nei miei confronti. Tu sei stato il primo ad offendere, sei stato il primo a dovermi apertamente, l'hai fatto in un video, venire a trovare. Cioè, tu dovevi prendere un viaggio per il Veneto, per Treviso, per venire a trovarmi. E allora chi si dovrebbe sentire minacciato a questo punto? Tu dovevi venire a trovarmi, dovevi venire a parlare con il mio titolare. E quindi, Luigi, sulle minacce, sulle illazioni, sulle cose, Luigi, ci sarà tempo comunque per discuterne nelle sedi opportune. Quindi, Luigi, per me non c'è nessun problema. Tu hai intrapreso la tua strada, hai alla fine spanculato mezzo mondo, ti sei sentito toccato nel vivo. A me questo è bastato per pesarti, per capire quella che è la tua persona. Quindi uno che ha sfanculato il mondo e c'è un intero terabyte di video che ti riguardano e l'ultimo perché tu sai piegare comunque le leggi quando ti convengono, perché non hai mai avuto il coraggio, ma alla fine ci sarà comunque da mettere i puntini sulle i anche su queste cose. Mi hai dato del figlio di puttana indirettamente, e le cose comunque andranno chiarite anche queste nelle sedi più opportune, perché non è così facile cavarsela soltanto non citando le persone, anche Guarda, a dei me mi richiami, danno bene dell'ubriacone o male, indirettamente, un espliciti. giorno sì, un giorno no. A me mi danno dell'ubriacone indirettamente, un giorno sì, un giorno no. Lo sai che dare dell'ubriacone a qualcuno è reato? Tu mi hai mai visto ubriaco? Luigi, Tu hai mi hai la mai visto connessione che non ubriaco? è molto. Tu mi hai mai visto Hai la ubriaco? connessione. No, ho una Luigi, buona. se mi senti, hai la connessione che vai bene. Adesso ti prova. Tu Adesso ti mi hai mai sento. visto Prova. No, ubriaco? Luigi, non ti ho mai visto ubriaco. Però ti ho visto Come bere la fai guida. ad affermare, come fai ad affermare che io non ce la faccio più, non mi reggo in piedi e guido ubriaco? Come fai? Luigi, io non ho mai detto che tu guidi Ma, ubriaco. ok, Attenzione. fine della domanda, non l'ha mai No. detto, a posto, fine della domanda. Io non ho mai detto Silvano, che tu guidi ubriaco. Hai aperto un canale per fare il blob del camionista. Quanti altri sono passati sul tuo blob? Mi puoi elencare per cortesia quanti altri camionisti sono passati sul tuo blob? Io ce l'ho qui il tuo canale e se vado al primo video, oltre a Luigi Pezzullo, non vedo altri camionisti. Il tuo canale, perché non lo chiamavi il blob su Luigi Pezzullo? Perché Luigi, questo canale, essendo comunque un blob che richiama quello che è il famoso programma di Rete 3, Mi rispondi per cortesia è nel un canale. merito. Quanti Aspetta, altri aspetta. camionisti hai portato sul tuo blob? Luigi, questo canale è l'esasperazione del Luigi Pezzullo. Quindi è un E non blob solo. contro Luigi Pezzullo? È un blob che tratta principalmente di Luigi Pezzullo, perché Grazie, Luigi grazie, grazie. Pezzullo Fine della domanda, ha grazie. Stop, fammi fare la creato foto. Fine della domanda. un personaggio, ha creato un Perfetto, personaggio no, vabbè, che. mi basta, basta, stop, stop, va, fine della domanda. Grazie per aver Bene. risposto. Un blob principalmente incentrato su Luigi Pezzullo, fine della domanda. Ti avrei dato io del figlio di puttana a te? Implicitamente lo hai fatto e ci sarà Quando, modo come, che comunque. significa implicitamente? Ho il video La registrato, coda andrà. di paglia non è annoverata nelle sedi giudiziarie. Quando hai chiamato in Se causa, io quando dico hai che chiamato in causa Bordignon? tutti gli youtuber d'Italia sono dei figli di puttana, mi dovrebbe denunciare. Tutti i giornalisti che stanno su youtuber, quindi anche tu. Quindi tu, cioè io dico tutti gli youtuber sono dei figli di puttana, tu ti ritieni parte in causa? La coda di paglia non è
annoverata nella sede giudiziaria. Dimmi una sola volta che ti ho citato nome per nome e ti ho detto quella parola lì. Guarda che lo hai fatto, se non era Hai ieri, le l'altro prove? ieri. Hai le E prove? hai Hai le citato. prove? Hai... Hai le prove? Denuncia, querela. Lascia stare che Aspetta, le stop, prove andranno esibite. hai le Ho le prove, prove. hai le prove, stop. Tu hai ammesso che hai aperto un blog su Luigi Pezzullo, hai detto che hai delle prove che fornirai, chiaramente aiuterai la giustizia a capire chi devo temere, perché io mi sento minacciato e tu lo hai confermato. Hai detto pure che aiuterai la giustizia. Io sono venuto qui per capire se tu, nell'enfasi di quella live, ti hai rilasciato un po' andare, ma visto che tu adesso hai confermato, io la live la sto registrando, quindi sto registrando te quello che dico io, a scanso di equivoci, Sì, va bene, tu hai vai, vai. confermato che puoi dare una mano alla giustizia per fornirgli i nomi di quelli ai quali io dovrei temere violenze fisiche. Visto che io sono stato già fatto oggetto di violenze fisiche con responsabili precisi che hanno pagato dal punto di vista penale e dal punto di vista civile, io credevo che le minacce su di me fossero finite. Apprendo dal tuo blog che io devo temere ancora qualche minaccia fisica. Prego. Questo lo stai dicendo tu, Luigi, No, questo verrà chiarito. lo hai detto tu, lo hai detto tu, se non ti mangi la parola, hai Questo detto che i miei compaesani mi hanno confinato e appena esco mi picchiano qui. Lo hai detto tu o non sei tu quello? sull'argomento mi esprimerò nelle sedi opportune, Luigi. Sull'argomento mi esprimerò. E nelle Luigi, sedi sull'argomento. opportuni tu hai detto che io sono minacciato. Hai queste notizie? Luigi! Poi chi mi minaccia? Chi devo Luigi! temere? Chi devo Io su temere? questo Chi devo argomento, temere? visto che Silvano, mi vuoi Luigi, aiutare per cortesia? per cortesia, Luigi, Conosci non qualcuno che buttarla devo in temere? cacciara. Per cortesia, Luigi, non buttarla in cacciara. E Tu allora hai rispondi, fatto. chi devo temere? Chi devo Luigi, temere? Chi devo tu va. temere? Chi mi Luigi, per darà un cortesia. pacco su coppino? Chi? Tu? Chi? Tu? I Luigi, tuoi per. amici? Corrado Tommaso? Verrà Luigi, Corrado Tommaso qui? Fallo per cortesia. entrare al commentatore Corrado Tommaso. Vediamo, dai. Forse è lui che mi vuole distruggere, dai. Dice che aspettiamo che arriva, così lo distruggiamo. Eccolo qua. Te li leggo io se non li leggi tu. È 2 ore che aspetto dietro le quinte per mio piacere. Il commentator Corrado Tommaso ti dice bravo, poi perché sa che lo distruggi, non viene. Corrado Tommaso, Ralla, io sono qui, se hai le palle vieni. Corrado Tommaso, tu sì figlio di puttana, registra. Corrado Tommaso, figlio di puttana, commentatore del blog su Luigi Pezzullo. Io sono qui, vieni. Chiamalo tu Silvano, al tuo commendatore qui. Di Luigi Pezzullo è qui, No, chiamalo. hai finito, Corrado Luigi. Tommaso, il tuo commendatore, Corrado Tommaso, è un figlio di puttana. Salva questa live e mi denunciasse per cortesia, perché in sede processuale voglio vedere la faccia di un figlio di puttana. Corrado Tommaso, io sono qui, vieni. Chiamalo tu, Silvano, tu che fai il blog su Luigi Pezzullo, chiamalo Hai finito, Luigi? tu. Hai No, ho finito, per finito e vi cortesia. saluto Allora. anche. Ho detto quello che dovevo dire. Io non No. sto qui a ascoltare i tuoi sermoni, sono venuto perché qualcuno mi voleva distruggere. Se non porti qua quelli che mi vogliono distruggere, io non ho da spendere Luigi, un altro minuto del mio tempo per stare qui. Perché ognuno, mentre Luigi. tu hai la fortuna di avere un padrone che ti paga le ferie, questa faccina qui se li devi andare a guadagnare i soldi. E mentre guadagno i soldi del mio stipendio, trovo anche il tempo per farvi il culo così, caro Silvano Tommaso, caro Silvano. Perché io Luigi vado a Adesso qua mi rubarmi? porti qui, Corrado Tommaso, Luigi! o tu mi devi portare qui, Corrado Tommaso, o ti Luigi! dissoci. Tu o ti Luigi! dissoci o mi porti No, qua. ma Mi io mi devi dissocio da portare qualsiasi. Corrado Tommaso. Luigi, io mi dissocio da qualsiasi offesa perpetrata da qualsiasi persona. Da tutto, e te l'ho sempre detto anche per gli No, anni non me l'hai scorsi. sempre Io detto, perché quando ti te l'ho arriva sempre detto. Daddy Cimmino, dici ciao Daddy, vieni, parliamo del Ralla. Dai, Allora, Luigi,
Daddy, ci puoi dire quello che vuoi. Non ti dico Daddy? nulla, io quello che devo dire glielo dico in faccia, No! sei tu che stai dando Sei... adito a questa gente. Daddy, Tu non ti hai amai, ti creato un dammi un canale monster, di tu mi spettacolo devi. della schiuma. Tu Tu mi hai creato devi un canale per fare elencare l'offesa di Daddy. è un tuo diritto. Tu hai creato un canale dove ti ha spangulato persino Luca Mazzi. Ale lo statale non è mai venuto perché è intelligente. Lo scemo marchigiano lì non viene perché ha capito che le prendi anche attraverso il tuo canale. Luca Mazzi viene perché adesso, prima che vai in depressione, è l'unico posto, è l'unica fogna dove trova accoglienza, merda com'è. E quindi tu con il tuo canale, con il tuo blog su Luigi Pezzullo, adesso vediamo cosa dirai in seguito. Io sono qui, Corrado Tommaso non viene. E quindi non avendo più altro da dire, ti ascolterò. Ciao, buona giornata, devo andare a lavorare. Ciao Luigi! Hola! Allora, finalmente abbiamo avuto l'opportunità di sentire Luigi. Ovviamente ha strumentalizzato quella che è stata la sua occasione per poter discutere determinati argomenti a suo favore, cercando di tirare in ballo chi più gli aggrada alla fine, ma del resto questo è Luigi Pezzullo, cioè lo conoscete. Come personaggio, cioè uno che in anni, 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 anni di attività su YouTube, praticamente lo ha detto lui, non è riuscito ad ottenere nulla. Guardatevi quella che è la live su Pietro, lo ha ammesso di non essere riuscito a coinvolgere praticamente le persone e quindi ha fatto mea culpa, ammettendo di non avere le capacità del comunicatore. Quindi, questo, una volta che praticamente non è riuscito nei suoi intenti nobili, per l'amor del cielo, nobili intenti, comunque ha, secondo me, riversato tutta la sua frustrazione su quelli che sono praticamente dei colleghi YouTuber che fino a non molto tempo fa facevano quello che ritengono più opportuno, davano i propri spaccati di vita, facevano i loro video senza ledere quella che è praticamente l'immagine degli altri. Cosa che finalmente sono riuscito ad estrapolare anche da Luigi Pezzullo, perché sempre nella live di Pietro ha ammesso quello che io ho dichiarato nella live che ho fatto ieri, in cui dicevo apertamente che largo ai giovani, largo a tutti quelli che praticamente danno la propria visione dell'autotrasporto, danno il loro spaccato di vita e cercano comunque di metterci la faccia. Quindi io sono riuscito finalmente, abbassandomi al livello di Luigi, e l'ho fatto volontariamente, sapendo di incorrere comunque in determinate conseguenze, ma non essendo comunque proprio così di primo pelo, ovviamente mi sono premunito e ho fatto fare il primo passo giustamente a Luigi, in cui praticamente mi ha offeso, mi ha comunque vilipeso. Ha dichiarato apertamente il falso. Ci sarà l'occasione comunque per discutere nelle sedi opportune e dovrà portare testimonianza, dovrà portare i testimoni di tutte quelle persone che mi hanno cacciato dal gruppo di Lizzi Domenico, dovrà portare la testimonianza che ha dichiarato comunque ieri ed è salvata di quella persona che abita qua nella mia zona. E che mi ha proprio cacciato, mi ha cacciato dall'associazione per sventare quello che è praticamente stato un mio tentativo di infiltrarmi in questa fantomatica associazione. Quindi ci saranno i tempi, i modi opportuni e verranno sentiti praticamente i testimoni a favore di uno e a favore dell'altro. Quindi su certe cose
A me interessa relativamente poco comunque mettere becco su YouTube. Ve lo ripeto, non sono di primo pelo, non ho assolutamente nessuna paura delle conseguenze legali che giustamente Luigi Pezzullo è costretto a intraprendere, come sarò costretto ad intraprendere anch'io, ma poi vorrò vedere quella che è la denuncia, perché ha dichiarato apertamente di avermi denunciato in data del 10-8-2023. Io vorrò vedere, comunque sarà messa agli atti quella che è la denuncia depositata presso i carabinieri, se no anche lì comunque su un atto pubblico Luigi Pezzullo risponderà di falsa dichiarazione. E tutto quello che ne consegue, giustamente, tutto per difendere anche quella che è la dignità della mia persona. Ma su questo, ve lo ripeto, ci saranno tempi e modi comunque per far svolgere le cose come giustamente debbono andare alla fine, no? Perché al di là di tutto, il sottoscritto ha detto apertamente anche che aborra ogni atto fisico o lesivo della persona. Quindi, scegliendo bene le parole, il sottoscritto comunque qualche carta da giocare ce l'ha. Adesso non sto qua a farvi pipponi su come, cosa, quando e perché. Sappiate soltanto che il sottoscritto è completamente sereno, intellettualmente onesto. Sono riuscito finalmente nel mio intento, che è quello di mazzolare, metaforicamente parlando, logicamente, Luigi Pezzullo, per tirare fuori quella che è la sua essenza, quello che è praticamente la sua persona. Lo sapete benissimo anche voi, tutto quello che ha detto, tutto quello che ha fatto. Sputate in faccia al telefono, denigrazioni, insomma. Non devo star qua a ripetervelo. Quindi, per concludere, alla fine, quello che praticamente mi fa sorridere e mi ha rallegrato, ma materialmente mi ha rallegrato la giornata, proprio il video che ha fatto su Pietro, in cui praticamente mi dà ragione in toto, perché il mio intento era quello, sì, di svelare Luigi per quello che era, ma anche di far risaltare il fatto che andare a prendersela con le persone crea una preclusione mentale al dialogo. Quindi ho invitato cortesemente Luigi Pezzullo a togliersi dei coglioni, come ha dovuto ammettere anche lui, dando spazio ai giovani, perché? Perché alla fine saranno comunque le nuove leve a cambiare quello che è il mondo del trasporto, da prima con le loro scelte professionali di vita. In seconda battuta, ma non da sottovalutare, anche grazie all'opera che gli stessi fanno, se si mettono in gioco, aprono un canale e danno il loro spaccato di vita lavorativa e raccontano quello che si sentono in coscienza di raccontare. E su questo finalmente ho avuto pieno avallo da parte appunto di Luigi, che in sostanza ha ripetuto platealmente quello che è il mio concetto di vita e quello che è, secondo me, il mio modus operandi per la comunicazione. Quindi lasciare stare quello che sono gli attacchi alle persone, perché per l'appunto creano squadrismi, creano fazioni, e quando magari c'è bisogno di chiamare in causa delle persone per aderire magari a determinate iniziative, non tante volte non lo si fa per partito preso, perché per l'appunto, dopo essere stati vilipesi, offesi, chiamati in causa nella maniera più allucinante possibile, logicamente non si può pretendere che le persone siano aperte mentalmente e per loro costituzione diano una mano al cambiamento. Quindi Luigi Pezzullo alla fine
si è dimostrato una persona altamente disgregante, ha dovuto ammettere apertamente il fatto che alla fine bisogna lasciare spazio ai giovani, cosa che io ho sempre sostenuto, cosa che io mi sono battuto fino ad ora, mi batterò sempre per la libertà di pensiero, per dare la possibilità ad ogni persona di esprimersi in tutta libertà, senza offendere, senza ledere quella che è l'immagine altrui. Tutto quello che ho fatto e continuerò a fare nei confronti di Luigi, se continuerà sulla strada delle offese o qualsiasi altra persona, perché io ho aperto un canale principalmente su Luigi Pezzullo, perché Luigi Pezzullo è il personaggio, è l'elemento che ha creato il dissing all'interno comunque della piattaforma di YouTube, tra YouTuber e quant'altro. È tutto documentato alla fine, no? Quindi non dico nulla di strano, nulla di lesivo nei confronti di nessuno. È tutto quanto qui. Tanto materiale comunque si è perso, qualcosa si è salvato, però avete capito che questo personaggio ha impiantato quello che è un seme della discordia all'interno della nostra categoria. Io gliel'ho sempre detto, Luigi, guarda che ti esprimi male, magari hai anche degli argomenti da poter dire. La parte di ragione, come ho detto nel video ieri, ce l'ha ognuno di noi. Una piccola parte di ragione ce l'ha ognuno di noi. Però ciò non toglie che non si debba andare comunque a chiamare in causa persone, offenderle, mazzolarle dalla mattina alla sera per portare acqua al proprio mulino. Io l'ho fatto perché? Perché il canale, il blog del camionista, che sì, si è sviluppato su Luigi, ma è l'esasperazione di tutto quello che trovate praticamente di negativo o di strano su YouTube per quanto riguarda quello che è il camionismo. Il mio è un esaltare all'ennesima potenza quelli che sono praticamente gli aspetti che a me non piacciono alla fine. Quindi questo canale si è indirizzato per sua naturale costituzione su quello che ha trovato in abbondanza su questa piattaforma e su ciò ha costruito praticamente la propria immagine. Detto questo, non vedo perché dilungarmi oltre, comunque, ragazzi, alla fine, no? Ve l'ho detto, ci sarà l'occasione comunque per rivedere il nostro amico Luigi, quindi è inutile star qua neanche tanto a tirarla per le lunghe. Chi c'è qua? Ospiti. Daddy. Oh. Carissimo. Oh, Daddy, scusa se non ti ho fatto entrare prima, ma stavo partendo con le mie. Guarda che bello rilassato che sei alla fine. Tengo le Alleato anguri tutto. al 90esimo al quintale. È grave, grave, è grave, Mamma mia, figa Daddy. Silvano, siamo a Sì, tutti ti i sembra. punti di radio. A che punto siamo arrivati? Con questi argomenti qua, se la ridono i principali nostri, perché sicuramente li vedono questi video. Ci stiamo chiamando i figli di puttana Sì, uno con l'altro. no, ma sicuramente, è per quello che io ho dovuto esasperare quella che è la situazione, perché sennò avremmo avuto comunque un personaggio che a furia di dai e dai, dai e dai, alla fine ci fa fare la figura dei coglioni praticamente un po' a tutti, no? Quindi io in una maniera o nell'altra ho deciso di dargli un taglio, te l'ho detto. Ho dovuto scendere a livello di Luigi, ho dovuto farmi strappare le carni, ne pagherò le conseguenze, o forse le pagherà Luigi, questo sarà comunque
messo in mano a chi di dovere, ma alla fine il mio obiettivo è quello di svelare la persona per quello che è. Alla fine no, e ci sono riuscito ampiamente. Cioè, oggi io ho avuto una giornata veramente intensa perché abbiamo comunque lavorato, ma ho avuto l'occasione comunque di vedere anche quest'ultimo video di Luigi, in cui praticamente alla fine mi dà ragione totalmente su quelle che sono le linee basi di comportamento di quelli che sono praticamente gli YouTuber alla fine, no? Quindi più di questo io non sono riuscito ad estrapolare alla fine dal personaggio. Arriverà che comunque o uno o l'altro ne pagheremo le conseguenze, magari ci daremo anche una regolata, ma alla fine bisogna in qualche maniera dare un taglio a questa cosa, perché qua la figura dei coglioni la stiamo facendo tutti quanti. E qua c'è un contratto in scadenza il prossimo anno, e noi siamo qua che continuiamo, se dobbiamo stare qua a sentire Luigi a offenderci, a dircene su i colori, è giusto che comunque si arrivi a una chiusura comunque totale. Ci sarà comunque il tempo e il modo, ma la cosa deve essere assolutamente chiusa, perché io sinceramente persone che mettono zizzania tra gli autisti, perché già siamo una categoria divisa, no? Se in più c'è gente che arriva e mette zizzania e aggiunge benzina sul fuoco, è giusto che comunque gli si dia un taglio. Ma la sua Ci devo ingazzatura, no, la sua dire. ingazzatura è perché gli hanno fatto chiudere il primo canale, capito? Io se ero a Marcantoni e No, ma. io secondo me lo chiamavo per telefono. È stato un po' pesante la chiusura Aspetta. del primo canale, perché erano pure parecchie cose, argomenti abbastanza interessanti. Non lo so, non lo so. Poi siamo arrivati a chiamarci. Ma io l'ho sempre detto che comunque è stato un peccato per la collettività il fatto che abbiano chiuso il canale Strada e Vita 1, ma alla fine uno è anche vittima di quello che sono i suoi comportamenti. Cioè, come vedi, Davide, Luigi adesso ha intrapreso quella che è la sua strada. Giustamente, io Ma intraprenderò la mia, ma questo, vedete, ragazzi, questo è un sinonimo anche di cambiamento, perché alla fine è inutile star qua a lamentarci, abbiamo tutti gli strumenti per poterci difendere. Allora, Marcantoni, Mazzi, Ale Lo Statale hanno intrapreso degli strumenti legali per potersi difendere. E Luigi alla fine ha fatto. coglione, zitto! No, non hanno intrapreso elementi legali. Complimenti per l'eleganza, Daddi, complimenti. Non hanno intrapreso elementi legali. Coglione, due volte. Hanno intrapreso una regola della piattaforma che se la dettassi pure io, il tuo canale venisse cancellato adesso. Tu stai difendendo delle persone che hanno fatto chiudere un canale con 13.000 iscritti, quando tu stai facendo la stessa cosa. Io non posso pubblicare un video mio sul tuo canale perché tu mi faresti lo strike, e mo mi calmo. E attenzione a quello che dite oggi, mo mi calmo, mi Lui, vengono. no, lui, ma perché? Ma scusami, Luigi, ma scusami, Luigi. Così ci si deve presentare, vai. Luigi, un Stai attimo, zitto, allora. dici le cose giuste. Non mi hanno fatto chiudere il canale per vie legali, è diverso. Tu le cose o le sai o non le dici. E io non No, posso permettere perché? che dal concesso passa Luigi, questo. no, no, Mi hanno Luigi, fatto no. chiudere il canale per molto meno di quello che hai fatto tu e quell'altro figlio di puttana di Bordignon. Mi hanno fatto chiudere il canale per molto meno di quello che stai facendo tu e di quello che ha fatto il figlio di puttana Bordignone, quello che schiaccia i morti di Tosato. Chiamalo qui se ha le palle. Chiamateli qui, venite Luigi, tutti, mettete tutti insieme i troll e venite qui. Chiamano tutti i troll, chiamo pure il medico di base. Venite qui, avanti, fatemi vedere le palle che tenete. Dai, può ospitare sei persone queste piattaforme. Chiama Bordignone. Luigi, Tu stai dicendo il falso. Zitto.
Mi hanno fatto chiudere il canale, mi hanno fatto chiudere il canale per molto meno di quello che fai tu. Tu stai continuando a postare i miei video in muramente. Tu ti siedi dietro il fatto che non sei nessuno e io mai e poi mai ti segnalerò, perché il tuo canale potrebbe essere chiuso stasera. Stai zitto. Ma... stai Luigi. Zitto. Stai no, zitto. Luigi. Ti mangio. Luigi. Ti mangio. Vengo lì. Ti mangio. Stai zitto. Luigi. Stai ma zitto. Chiudi sto cazzo di canale oppure cancella i miei video. Tu devi cancellare i miei video. Io non ti Luigi. Segnalerò. Capito? Io ti Luigi. Smetto così. Hai finito? No, lasciami spiegare. No, non ho finito, non devi dire bugie. Coglione, ma che bugie? Coglione, denunciami. Hai detto che Luigi. Mi hanno fatto chiudere il canale per vie legali. No, sì, sì. No, perché? No, no, la vie legale. Allora, cosa. Tanto la gente ci capisce lo stesso. Canale per una le vie legali, le vie legali che hanno zitto, intrapreso loro sono delle azioni legalmente riconosciute dalla piattaforma di YouTube nei confronti di chi viola il copyright alla fine. Hai capito cosa intendo io per vie legali? Un accesso di bocca. Tu violi il copyright sempre. Tu potresti cancellare il canale. Marcantonio e Statale tu? Hanno fatto quello che potrei fare io verso di te. Stai zitto. Luigi, io e te ce la siamo sempre giocata alla pari. Ma di cosa? Sempre. Ma chi sei? Tu non sei un sempre. Cazzo. Con sempre. Ma con noi ci facciamo sempre giocata alla pari. Ma se non ci scrive nessuno. Ma con cosa ti vuoi giocare? Ma chi? Ma chi ti credi Luigi. Di essere? Cioè io sono ma... qui per insultarti, mica per farti piacere. Vabbè, fai quello che... fai io quello che devi fare, noi ce la siamo, noi ce la siamo sempre giocata alla pari. Vuoi giocarti? Io ti sto insultando alla casa fine. Mia, ti rendi conto? Cosa quindi vuoi tu giocare? Hai preso, tu hai preso i video degli altri, hai preso i miei ma video, io giocare? Ho fatto lo stesso con te cosa? Alla fine. Cosa? Luigi, è andata così, ci sono le prove. Ma di cosa? Luigi, tu di hai preso i miei video, hai preso le mie foto. E io stai ho preso le due, ce l'abbiamo sempre giocata alla ma pari. Ma perché tu, Luigi, chi sempre, me la dovrei sempre. Giocare? Tu non esisti, non esisti, né come camionista né come personaggio pubblico. Tu non esisti, ti rendi conto? Vabbè, ma se lo dici tu? Ti rendi conto che fai 26 visualizzazioni? Ti rendi conto che hai 300 iscritti? Ti rendi conto che non sei un camionista? Ti rendi conto che non conosci l'Italia? Ce l'hai questo in testa, cosa ti vuoi giocare con me? Ti appendo qui, Silva, Kai e Pal, Kai. Ma Luigi, questo no? Lo dici tu, io non devo dimostrare nulla te a nessuno. Te lo dico io, ma sì, poi... va bene, va bene, va bene. Poi andremo comunque a dimostrare le cose, perché poi alla fine le cose verranno... cosa ti vuoi, che devi giocare? Hai ammesso che hai aperto un canale per fare dissing su di me. Cos'altro vuoi dire? Una volta che hai detto che hai aperto un canale solo su di me, cos'altro hai da e tu hai indirizzato, tu hai indirizzato il tuo canale verso altri youtuber. Lo puoi capire che il blog del camionista nasce come l'esasperazione all'ennesima potenza di Luigi Pezzullo che spancula tutti gli altri youtuber e che disperde quello che è il messaggio alla fine. Hanno un canale loro, possono difendersi ai loro canali. Perché avevano bisogno di te, che sei pure un avvocato di me? Non me ne fotte, non me ne fotte un cazzo allora di loro. A me la cosa. Ce l'hai con me per la persona, ce l'hai con me personalmente. No, non è personale. E cosa il fatto vuoi è che tu da me, cosa vuoi? Stai, cancella i video praticamente mandando in cacciara, stai mandando in cacciara dicendo che chi mi ha fatto tutto cancellare quanto. Il canale ha fatto bene quando tu utilizzi lo stesso sistema. Ma non ti vergogni, ma ce l'hai un po' di amor proprio, ce l'hai un po' di dignità. Ma Luigi, ma fammi chiudere il canale, la dignità il canale, tu lo stai in piedi, non hai la spina dorsale, sei un verme, dovresti cancellare i miei video. Perché se io adesso ti segnalo, ti cancello nel canale come l'hanno cancellato a me, ma io non voglio farti male. Fallo Luigi! E tu continui a lavarti la bocca su chi mi ha fatto cancellare il canale. Stai zitto! Fallo! È il tuo diritto!
Fermo, tu dritto Luigi, fallo, ti prego. Fammi chiudere il canale. Fammi chiudere il canale, per favore. Sei un insulso. È un sei uno senza diritto. Dignità, senza parte. Luigi. Devi cancellare i miei tu video. Tu, hai... bastardo figlio Luigi, di hai perso del tempo devi per andare all'avvocato. Hai perso del tempo per andare praticamente in una vestiera di niente. Mi ha fatto Luigi, cancellare il canale. Ci metti un secondo. Ti metti un secondo a fare click e cancellarmi il canale. Tacere, tu sei un falso, sei un fallo. È un segno di cambiamento, Luigi. È un segno di cambiamento. Vogliamo cambiare le cose. Facciamo le cose come devono essere fatte. Utilizziamo tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione per poterci difendere, Luigi. Questo è il concetto. Questo è il concetto. La testa dentro e tira l'acqua. Chiudi il cesso, metti la testa dentro e tira l'acqua. Tu stai facendo video su di me e esalti quelli che hanno fatto chiudere il canale. A me sei un uomo di merda. Ciao Silvano. Luigi, il concetto se n'è andato. Oh, là, finalmente un attimo di relax. Va bene. Oh, lo conoscete come ha fatto Luigi alla fine, quindi niente di nuovo sotto il sole. Ma allora, visto che riesco finalmente a mandare avanti un discorso senza essere interrotto, il mio concetto di fondo è che loro hanno fatto benissimo a intraprendere le vie legali che mette a disposizione YouTube per difendere i propri diritti e nel particolare il copyright. Quindi quando intendo hanno agito per vie legali, non intendo che uno è andato a prendersi un legale, intendo che ha sfruttato quello che di legale viene messo a disposizione dalla piattaforma per difendere i propri diritti. Cosa che io trovo giustissima e sacrosanta. Giustissima e sacrosanta. Se vogliamo cambiare questo mestiere, è giusto che ogni persona, ognuno di noi, intraprenda quello che di legale gli viene concesso. Oltre alle scelte lavorative e professionali, uno deve sfruttare quello che di esistente c'è nella legalità. Quindi approfittare di quelle che sono le regole della community di YouTube e contestare la violazione del proprio copyright è un diritto a pieno titolo e chi lo ha fatto lo ha fatto nella piena legalità. Queste persone sono state praticamente epitetate come degli infami, ma io sinceramente, chi ragiona ancora in termini di infamia quando intraprende una via del tutto legale, per Costituzione non lo trovo giusto, non lo trovo praticamente sinonimo di cambiamento culturale e mentale. Perché pensateci bene, se ognuno di noi nel proprio piccolo percorresse la legalità nel proprio piccolo, le cose cambierebbero da oggi a domani, specialmente nel nostro paese. Quindi io non mi posso offendere o arrabbiare con Luigi quando intraprende praticamente un'azione legale, giusta, sacrosanta nei miei confronti, quando sente violato quello che è un suo diritto. Alla fine io non me la posso. Vedete, io non sono arrabbiato con Luigi. Avremo occasione di chiarire le cose nelle sedi opportune, come è giusto. Io forse ho sbagliato a non farlo tempo fa, ne ho ancora facoltà, perché comunque so che le prescrizioni non sono comunque ancora scadute e giustamente dovrò comunque rendermi partecipe del cambiamento, come spero facciate tutti voi. Alla fine, se vogliamo cambiare questo sistema, se vogliamo cambiare il paese, la mentalità delle persone, bisogna fare quello che di illecito ci viene messo a disposizione, né più né meno, ragazzi. Se no, chi ancora epiteta come infami delle persone che hanno scelto una loro
strada del tutto legale, hanno fatto valere un proprio diritto, cioè, alla fine non gli si può dar torto. Scusate, ragazzi. Comunque il concetto l'avete capito alla fine, no? Quindi tutto quello che io ho messo in moto alla fine è stato ideato, è stato comunque messo e studiato per cercare comunque di far risaltare proprio questi aspetti del rispetto reciproco, del dialogo, cose che io ho sempre comunque ribadito nei commenti, nel tutti i miei interventi che ho fatto, li ho sempre fatti comunque con dovuto rispetto, come si conviene tra persone civili. Poi ho aperto questo canale apposta per poter trasgredire, ve l'ho detto prima, e abbassarmi al livello di Luigi, proprio per farvi vedere quello che avete visto fino adesso. Cioè, una persona che difende i propri diritti per vie legali viene ancora praticamente tacciata di essere un infame. E questo è proprio quello che a me sinceramente non va assolutamente giù. Quindi Luigi ha raccolto i frutti di quello che ha seminato, né più né meno, ne ha pagato le conseguenze. E chi lo ha fatto non è assolutamente da epitetare come infame o bastardo o quello che è, perché hanno esercitato un loro semplice diritto attraverso gli strumenti legali messi a disposizione dalla piattaforma. Questo intendevo, e questo è il filo conduttore che ha sempre legato comunque il blog del camionista. Fa smettere le persone comunque di, in particolare una, perché una è e una resta, di essere così disgregante nei confronti praticamente della categoria, per farsi vedere come delle persone scorrette, delle persone che ancora pensano che uno che si avvale dei propri diritti sia un infame, delle persone che comunque far vedere che non tutti siamo dei trasgressori, molti comunque hanno delle situazioni lavorative che si sono scelti, che gli piacciono, che fanno con passione, che non è tutta merda, non è assolutamente tutta merda, perché questa non sarebbe la realtà. E tutto questo comunque è stato quello che è il mio intento provocatorio. E ve lo ripeto per l'ennesima volta, ancora un pochino ci so fare, quindi alla fine ho aggiunto con questa live, adesso corro a salvarmela, comunque altre cose a mio favore, e giustamente sarà anche ora che faccia anch'io la mia piccola parte praticamente per restare nel giusto, nella legalità, e cercare un attimino di cambiare la mentalità obsoleta che ancora vedo regna comunque sovrana sia all'interno del mondo del trasporto, in particolare degli autisti, ma che dilaga comunque a livello generale nel nostro paese. Ragazzi, io dai, è quasi un'ora, vi ringrazio della partecipazione. Vedo che il signor Nessuno comunque oggi ha fatto il bingo, sinceramente devo aver battuto tutti i record, ma questo sempre per buttare una frecciatina a Luigi, cioè a me fa piacere che voi siate qui ad ascoltarmi, che mi seguiate, certo anch'io un certo orgoglio, chiamiamolo così, no, alla fine, quindi mi fa piacere che siate qui, che siate intervenuti e tutto quello che ne consegue, ma non ho quella morbosità cronica che ha Luigi, perché onestamente anche qui non trovo nulla di strano nel dirlo, di non
comprovabile del fatto che lui materialmente tutti i giorni con morbosità spulcia il web per andare alla ricerca dell'ennesimo argomento di dissing, delle visualizzazioni che fanno gli altri, di quanti iscritti hanno gli altri. C'è un post su questo, ragazzi, che riguarda il sottoscritto, no? O che riguarda anche Luca Mazzi, su chi commenta, quanti commentano, cioè questo alla fine è anche il mio intento, quello appunto, ve l'ho detto, di sviscerare tutti quelli che sono quei piccoli particolari che magari nei monologhi comunque di Luigi a un orecchio attento magari sfuggono, ma che devono comunque trovare il giusto risalto per far capire anche un attimino che tipo di persona è, che opera sta svolgendo all'interno della piattaforma, del fatto che per l'appunto, ed è un dato di fatto, ha creato praticamente un insieme di fazioni pro Luigi, contro Luigi, pro Mazzi, contro Mazzi, chi più ne ha più ne metta. E sicuramente questa categoria ha bisogno del minor praticamente possibilità di disgregamento possibili alla fine, perché siamo già comunque una categoria, lo ripeto, per conto nostro, e non abbiamo certo bisogno di persone che buttano benzina sul fuoco, perché si distolgono gli sguardi da cose ben più importanti, magari si sviliscono quelle che sono le persone che magari potrebbero anche dirla loro, ma si sentono un attimino frenate dal fatto di poter essere attaccate, da poter essere insultate, e chi più ne ha più ne metta. Comunque, ragazzi, dai, siamo arrivati alla fine. Io non ho più altro da aggiungere. Grazie ancora da Silvano, dal blog camionista, che sarà sempre qua in contrapposizione a Luigi, se continuerà su questa strada, o di qualsiasi altra persona che comunque, secondo il mio modesto parere, si porrà in una maniera che per l'appunto non mi piace, o non trovo comunque corretta, ma sia a livello personale che anche a livello comunque di immagine, di categoria. Ragazzi, ciao da Silvano e dal Babbel Camionista. Bye!